Non lo sapevo perché io di solito, per il nome che porto, devo stare lontano dalle competizioni politiche perché non posso fare diventare il mio nome, che è un nome che significa tanto nel nostro paese. Il nome Borsellino non lo posso fare diventare una cosa di parte. Però ci sono anche delle emergenze e questa è un'emergenza, perché oggi, stamattina, aprendo il giornale, ho letto quello che mai mi sarei aspettato di leggere, che stanno strappando il processo che si sta svolgendo a Palermo sulla trattativa al giudice Di Matteo, al giudice Roberto Tartaglia, al giudice Dal Bene, che stavano conducendo questo processo, stanno cercando di fermarli. Il nostro non è un paese normale, il nostro è un paese che è governato da un presidente che non è il presidente di tutti gli italiani, è il presidente di una parte degli italiani, è governato da un presidente che è stato rieletto dopo il primo settennato, è stato rieletto perché doveva essere il garante del silenzio sulla trattativa Stato-mafia, su quella infame, scellerata trattativa Stato-mafia che è costata la vita a Paolo Borsellino, perché il giudice Paolo Borsellino è stato ucciso perché quando è venuto a conoscenza di questa trattativa tra Stato e mafia, tra Stato e quell'antistato che aveva ucciso suo fratello Giovanni Falcone, ha reagito in maniera così totale, così violenta, che a questo punto non esisteva che una possibilità: eliminarlo ed eliminarlo in fretta, ed è quello che è stato fatto. E su quella trattativa poi è stato una cortina di silenzio, una congiura del silenzio che dura da 20 anni. Per 20 anni tutti hanno negato l'esistenza di questa trattativa. Quando finalmente una parte dello Stato, la magistratura, ha messo alla sbarra un'altra parte di Stato, quelli che a questa trattativa avevano partecipato, processo che ancora oggi si sta svolgendo presso il Tribunale di Palermo, per assicurare il silenzio su questa trattativa, io ritengo è stato confermato quello che è il garante del silenzio di questa trattativa, cioè Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano è stato rieletto a un secondo settennato perché doveva assicurare che si mantenesse il silenzio su questa trattativa. Ecco perché io stasera sono qui a parlare da questo palco nel quale non avrei mai pensato di poter parlare, ma d'altra parte, se c'è un solo movimento politico in Italia che mi permette di parlare, che mi dà voce, perché tutti gli altri partiti mi osteggiano, proprio perché io parlo chiaro alle istituzioni e dico che c'è un complotto nel nostro paese per fermare questo processo, perché questo processo non deve andare avanti, perché in questo processo ci sono pezzi di Stato alla sbarra, perché per questo processo si stanno svolgendo delle nuove indagini. E io non so se voi sapete che cosa è successo. È successo che è venuta fuori una circolare del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, che dice che i magistrati non possono, se non appartengono alla DDA, non possono gestire processi di mafia. E siccome Di Matteo è ormai da 4 anni scaduto il termine per stare alla DDA, gli verranno tolte le nuove indagini di mafia, le nuove indagini che stavano scavando sulla verità di quello che è successo nel nostro paese. E allora, visto che questo provvedimento arriva dal CSM e il capo del CSM è il presidente Napolitano, io da dove posso parlare se non da quell'unico palco di un movimento che accusa Napolitano di essere quello che è, non il presidente di tutti gli italiani, ma il presidente di una parte degli italiani? Il nostro paese non è retto, il nostro paese è retto da un triunvirato di cui fanno parte
il presidente Napolitano, Renzi e Berlusconi. Questo è il triumvirato che regge il nostro paese, e ogni volta che c'è una decisione importante da prendere va prima Renzi da Napolitano, poi va da Berlusconi, e il giorno dopo se ne vedono gli effetti, quegli effetti che soltanto il Movimento 5 Stelle cerca di combattere in Parlamento, perché si è fatta una legge, si è stata snaturata una legge che era il 416 ter, quello che dovrebbe dovuto aumentare le pene per quelle persone che sono più pericolose dei mafiosi, cioè quelle persone che scendono a patti con i mafiosi, quelle persone che accettano i voti dai mafiosi, quelle persone che colludono con i mafiosi. E le pene per questo reato è stato ridotto proprio perché Berlusconi, il giorno prima che venisse discusso in aula quella legge, è andato a trovare Napolitano, e il giorno dopo improvvisamente il PD, il Partito Democratico, così lo chiamano, io lo chiamo come lo chiamano in tanti, il PD meno L, perché di quello si tratta, è un PDL mascherato. Ma voi vi rendete conto di quello che sta facendo Renzi? Renzi sta facendo passare tutti i provvedimenti che il governo Berlusconi non aveva potuto fare passare, li sta facendo passare senza che ci sia più opposizione in Parlamento. Questo è quello che sta succedendo. State attenti ai provvedimenti che vengono approvati nell'aula del Senato, alla Camera. Sono tutti provvedimenti che Berlusconi aveva tentato di far passare, che non erano potuti passare perché il PD aveva dovuto fingere l'opposizione. Oggi è venuto allo scoperto. Io all'inizio, quando avevo criticato Grillo, avevo criticato il Movimento 5 Stelle perché non avevano accettato di fare un governo con il PD, di dare i loro voti per avere la maggioranza, ho riconosciuto di avere sbagliato. Bravo! Di avere sbagliato, perché non si può costruire niente sulle macerie. E questo, prima di tutto, prima di costruire qualcosa, prima di ricostruire qualcosa, bisogna spianare con un caterpillar le macerie di cui è disseminato il nostro paese, la nostra Repubblica, le macerie morali di cui è disseminato. Abbiamo una classe politica che pensa soltanto a mantenere il proprio potere, a gestire i propri interessi, non è in quel posto per gestire il bene pubblico, pensano soltanto ai propri interessi. E se questa classe politica non viene completamente azzerata, le cose non potranno cambiare. Ed è una classe politica che ha assicurato il secondo sottennato di Presidenza della Repubblica a quella persona che si è rivelata essere soltanto il garante del silenzio sulla trattativa Stato-mafia, è in quel posto per garantire questo silenzio. E sta avvenendo oggi quello che era avvenuto quando, poco prima che venissero uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sta avvenendo esattamente quello che era successo allora. Allora c'era un pool antimafia, il pool di Palermo, che aveva portato alla sbarra tutta la cupola mafiosa, erano stati combinati centinaia di anni di ergastoli, di galera per quelle persone che gestivano la cupola mafiosa. E dopo questo grande successo che era stato ottenuto da quel pool, avevano cominciato a smantellare il pool, lo stavano smantellando. Mio fratello Paolo aveva fatto un'intervista nella quale aveva denunciato lo smantellamento del pool ed era stato deferito al CSM, ma Paolo aveva detto: se il pool deve morire in piedi. Oggi sta ripetendo esattamente quello che era successo 20 anni fa. Il CSM sta cercando di smantellare il pool di Palermo. E allora io vi dico: cosa volete aspettare? Io me li ricordo i palermitani, che cosa hanno fatto ai funerali della scorta degli agenti di Paolo Borsellino. Hanno cacciato via a caccia, a pugni, a schiaffi, a sputi,
quegli avvoltoi che si erano presentati e che si disputavano le prime panche della cattedrale, lì dove meglio si viene ripreso dalla televisione. Li avete cacciati voi, i vostri padri, vedo tanti giovani qui, li hanno cacciati a calcio, a pugni, a scaffa e sputi, hanno dovuto scappare, uscire. Oggi che cosa aspettiamo? Che cosa aspettiamo? Che uccidino un altro magistrato, poi allora appenderemo la lenzuola bianca alle finestre per dire fuori la mafia dallo Stato? Perché non cominciamo a farlo adesso, mentre questi magistrati sono ancora vivi, prima che li uccidano? Perché dobbiamo sempre aspettare il sangue per reagire? Siamo così diventato un popolo di imbelli che non sappiamo reagire, non sappiamo cacciarli a calci, a pugni, a schiaffi e sputi, come avete fatto con Scalfaro, come avete fatto col capo della polizia. Oggi c'è un presidente che non ci rappresenta, un presidente che gli deve essere impedito di continuare a fare quello che sta facendo. È il garante della trattativa e sta adoperando questo potere. Io sono stato minacciato di essere denunciato per vilipendio alla Presidenza della Repubblica, ma siccome è stato Sgarbi a invitare a denunciarmi per questo, io sono sicuro di essere dalla parte giusta, sono sicuro di essere dalla parte giusta. E allora questo cosiddetto Presidente della Repubblica si merita l'impeachment. È l'unico movimento che ha avuto il coraggio di farlo, siete quello che, quel movimento che sarete qui a sentire le parole del capo di questo movimento. Io ripeto, spesso dissento sui suoi metodi, però non mi perito di affrontare quelle accuse che adesso mi faranno di strumentalizzazione, perché qui sono un palco dove c'è il simbolo di un partito, Movimento 5 Stelle, ma io sono qui perché questo partito è l'unico che in questo momento mi dà voce e in questo momento c'è bisogno di gridarle ad alta voce. Il presidente Napolitano è il garante di questa trattativa ed è intervenuto a gamba tesa sull'esito di questo processo, sull'iter di questo processo, cercando di fermarlo. Noi abbiamo nei mesi scorsi a gran voce richiesto il bombi jammer per la scorta di Di Matteo, quel bombi jammer che Alfano, nella stanza del prefetto di Palermo, in un colloquio che lui aveva richiesto di avere con me, mi aveva assicurato che era stato disposto alla fornitura del bombi jammer alla scorta di Di Matteo. Io non so se tutti conoscete che cos'è il bombi jammer. Il bombi jammer è un dispositivo che, se fosse stato dato in dotazione alla scorta di Paolo, alla scorta di Giovanni Falcone, avrebbe impedito che quegli assassini, quelle stragi fossero state compiute nel modo in cui sono state compiute, perché impediscono l'uso dei telecomandi che vengono adoperati per fare attivare i carichi esplosivi di cui vengono imbottite le macchine con cui è stato ucciso Giovanni Falcone, con cui è stato ucciso il giudice Chinnici, tante volte sono state usate nel corso di questa disgraziata storia del nostro paese. Ecco, noi abbiamo richiesto a gran voce la fornitura di questo bombi jammer. Alfano ci ha raccontato delle balle, ci ha detto che questo bombi jammer sarebbe stato fornito e non era vero, perché a 4 mesi di distanza dalle balle che mi aveva assicurato nella stanza del prefetto, nessun bombi jammer è stato fornito. Oggi di quel bombi jammer non c'è più bisogno, perché il giudice Di Matteo lo hanno già ucciso, togliendogli i processi, impedendogli di continuare le indagini nel processo sulla trattativa. E badate bene, questo avviene. Questo avviene esattamente qualche giorno dopo che Renzi, il Presidente del Consiglio, ha promesso la desecretazione delle carte sulle stragi.
Attenzione, si tratta solo di una mossa elettorale, perché da un lato tolgono il segreto su quei segreti di Stato che finora hanno coperto la verità sulle stragi, e dall'altro mettono il bavaglio e impediscono di indagare a quei pochi giudici che rappresentano la memoria storica presso il Tribunale di Palermo, a quei pochi giudici che quelle carte sarebbero capaci di leggerlo e magari a fare tramite quelle carte a proseguire la loro strada sulla verità e per la giustizia. Ecco, io ringrazio chi mi ha dato la parola stasera su questo palco, ringrazio voi che mi avete ascoltato e vi chiedo, non ribellatevi adesso, chiedete a gran voce giustizia, credete a gran voce verità, impedite che a questi magistrati sia messo il bagaglio, perché è questo che stanno facendo, stanno cercando di mettere il bagaglio a questi magistrati e noi non possiamo permetterlo. Il popolo di Palermo deve reagire, il popolo di Palermo deve alzare la testa, il popolo di Palermo non può aspettare che sia versato altro sangue, che altri magistrati vengano eliminati, anche se oggi delle minacce di Riina non c'è più bisogno. Riina dal carcere di Opera, in quella trattativa che continua con lo Stato mafia, si era offerto di fare il lavoro sporco, di eliminare anche quest'altro giudice. Non ce n'è più bisogno, il lavoro sporco ci ha già pensato il presidente Napolitano a farlo, cercando di mettere il bavaglio a questi magistrati. Paolo 20 anni fa, parlando della dissoluzione del pool, disse, poi l'opinione pubblica fece il miracolo e quei provvedimenti da parte del CSM vennero fermati. Ecco, io vi chiedo, rifate ancora una volta questo miracolo, protestate con tutto il fiato che avete e impedite che questo nuovo assassino senza sangue venga ancora una volta perpetrato. Grazie. Noi domani saremo davanti al Tribunale di Palermo con la scorta civica, perché noi ci siamo eletti a scorta civica di questi magistrati. Non ci illudiamo di poter salvare loro la vita. La scorta serve semplicemente, data a questi magistrati, serve semplicemente a fare morire più uomini. E cinque giovani hanno sacrificato la loro vita insieme a Paolo, che spesso cercava di fare sempre lo stesso percorso la mattina da solo senza la scorta, perché diceva, così se mi devono ammazzare ammazzeranno solo me invece che ammazzare tanti altri ragazzi. Le scorte servono soltanto a questo, ad aumentare il numero delle vittime, perché poi non possono fare per l'altro. Noi allora ci siamo eletti a scorta civica di questi magistrati, non potremo salvare loro la vita, però potremo fare sentire a questi magistrati la nostra vicinanza e il nostro affetto, e io chiedo a tutta Palermo di fare sentire a questi magistrati la loro vicinanza. Loro stanno combattendo per noi, stanno lavorando per noi, stanno seguendo una strada della verità e della giustizia che spesso, come è successo per tanti altri magistrati, porta alla morte, perché così sono morti Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, il giudice Chinnici, il giudice Terranova, il giudice Costa. È un elenco senza fine quello dei magistrati che hanno sacrificato la loro vita per la verità e per la giustizia. Oggi Napolitano adopera altri metodi per fermare questi magistrati. Ecco, dobbiamo impedire che questi metodi vengano adoperati. Dobbiamo far sì che questi magistrati possano continuare il loro lavoro. E se non sarà loro permesso, vi prego, ribellatevi. Resistenza! Resistenza!